Hospitality Forum 2019. Abbiamo il piacere di ospitare ai microfoni di Media Teleradio Gianleo Bosticco, in rappresentanza del gruppo Marriott International. Grazie innanzitutto per aver accolto questo invito. Grazie a voi. Io ho una piccola presentazione, mi occupo dello sviluppo per la Marriott International in Italia, dunque tutte le nuove aperture e cercare nuove operazioni per poi arrivare alla fine con un nuovo albergo. E infatti raccontaci un po' qual è stato il tuo contributo in occasione di questo evento così importante. Beh, innanzitutto una presentazione del nostro gruppo, che siamo da molti anni presenti in Italia, anzi direi di più con il marchio Luxury Collection, che è uno dei nostri marchi più di lusso, dunque al top della nostra scala. Siamo presenti in Italia da tanto tempo, soprattutto per l'acquisizione del gruppo Ciga, che è uno degli alberghi più storici in Italia, da partire dal Grand Hotel a Roma, il Danieli a Venezia, il Gritti e via dicendo. E dunque è un mercato che ci interessa molto e a cui siamo legati in modo molto forte. E quindi raccontaci un po' il vostro gruppo e quali sono le, non so, le tendenze o le, i nuovi step che farà da qui ai prossimi mesi e prossimi anni. Allora, le tendenze nel mercato sono molte, ma forse la più importante è una personalizzazione dell'albergo in funzione della clientela e di che cosa ricerca la clientela, dunque delle esperienze, creare delle esperienze in funzione di che cosa il cliente vuole in quel determinato momento. Faccio un esempio, una persona può andare in un albergo in settimana per lavoro e dunque ha bisogno di una scrivania comoda, internet che funziona, mentre poi... Tipo me quando viaggio. Il weekend nello stesso albergo ha delle esigenze completamente diverse, vuole stare vedere la città, vuole vedersi dei film, dunque magari anche con la famiglia e dunque ha bisogno di una camera diversa, esperienze diverse e questo dobbiamo cercare, soprattutto al giorno d'oggi, per essere competitivi nel mercato, creare queste esperienze. 50 sfumature di clienti, possiamo chiamarle così, nel senso che appunto ogni cliente a seconda del momento del viaggio, per una motivazione o per l'altra, può avere appunto esigenze diverse, quindi sta lì la sfida. Esattamente, e dunque creare dei concetti di alberghieri, degli hotel diversi. Noi abbiamo 30 brand e ogni brand si adatta a una particolare fascia di clientela. È un po' come le macchine, una volta c'era solo una macchina, un modello. Adesso ci sono svariati modelli, ogni casa offre 30-40 modelli e questo stesso succede nel mondo alberghiero. Bella questa similitudine, ci piace. E, faccio anche a te questa domanda, siccome appunto si è parlato molto della parte non solo del mattone, mettiamola così, ma quindi anche delle esperienze, del territorio, tutto ciò che rende vivo, no, il mattone in realtà. Se tu avessi la bacchetta magica, che cosa faresti per migliorare la situazione qui in Italia? Beh, uno degli aspetti più importanti è che il mondo alberghiero sì, non è solamente il mattone, ma è un'industria di servizi. E l'industria di servizi, come tu ben sai, è importantissimo l'aspetto umano. Le persone che lavorano in un albergo sono le persone che poi sono a contatto con i clienti e sono loro che devono creare questa esperienza che stavamo dicendo poco prima. E tu raccontavi infatti la storia del vostro boss. Esatto, l'esperienza e l'insegnamento che è stato tramandato dal padre, il fondatore della Marriott International, a suo figlio, che è il nostro attuale presidente, è prenditi cura degli associate, le persone che lavorano, i tuoi dipendenti e i loro dipendenti, gli associate, si prenderanno cura dei tuoi clienti. E questo è il valore fondamentale della nostra società, ancora oggi. Sì, anche perché se un lavoratore non è soddisfatto, ovviamente non farà fatica a sorridere al momento del ricevimento a un cliente. Assolutamente. E siamo contenti anche di dire che sono 20 anni che la Marriott è stabilmente nelle 100 migliori compagnie in cui lavorare negli Stati Uniti. Dunque, adesso siamo al 33esimo, ma siamo 20 anni che siamo. E dunque è una bella soddisfazione ed è qualcosa molto molto importante. Sì,
vi faccio i miei complimenti anche perché io conosco un po' la storia della Marriott e so che anche a livello di politiche di inclusione, quindi il diversity management, siete stati fra i primissimi anche su questo fronte, quindi cioè, i miei complimenti personali perché so un po' la storia di questo. Le comunità sono importanti, bisogna investire sulle comunità. E questo sì, effettivamente anche la diversità nei luoghi di lavoro, multiculture, multirazze, questo è molto importante. Grazie Gianleo, insomma, per il tuo contributo e insomma, la piacevole chiacchierata, e continueremo a seguirti assolutamente e ci vediamo alla prossima. Non ci resta che dire Stay On Air su Media Teleradio. Grazie, grazie. Adesso.